Emergenza rifiuti in Sicilia. Il Ministero dell'Ambiente frena in merito al conferimento di poteri speciali a Crocetta. Niente soldi per gli ex PIP di Emergenza Palermo. La Regione non può pagare i sussidi. A Sutera la 17ª edizione del Presepe Vivente. Anche quest'anno rifiuti free. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Media News. Emergenza rifiuti in Sicilia. Il Ministero dell'Ambiente frena in merito al conferimento di poteri speciali al governatore Crocetta per affrontare l'emergenza. Vediamo. Il Ministero dell'Ambiente frena in merito al conferimento di poteri speciali al governatore Crocetta per affrontare l'emergenza rifiuti esplosa in Sicilia. Il no delle commissioni di Camera e Senato è motivato dal fatto che occorre trovare soluzioni alternative alle discariche e non si possono dare poteri speciali senza un chiaro obiettivo ed interlocutori esperti della materia. I presidenti delle commissioni ambiente hanno inoltre riferito di aver scritto a Renzi chiedendo di saperne di più su quanto sta accadendo in Sicilia e sulle richieste del governatore Crocetta. Ad ogni modo, dopo l'incontro al Dicastero, il presidente e l'assessore all'energia Vania Contrafatto si sono detti soddisfatti. Intanto abbiamo fissato una roadmap per affrontare l'emergenza di scariche ed evitare che i rifiuti rimangano in strada, spiega il governatore. Dal ministero è arrivata un'apertura all'invio della spazzatura fuori regione e vedremo se all'estero o in Italia comunque dovremo in parte smaltirli fuori. Stiamo affrontando una soluzione difficile, ma possiamo uscire da questa crisi che ha origini antiche, dice invece l'assessore Contrafatto. Crocetta ha parlato anche di eventuali incentivi per la differenziata, con conseguente aumento delle tasse per i cittadini e per i comuni che non la rispettano. Nuove minacce di morte al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Una voce maschile ha chiamato il 113 della polizia e con una marcata inflessione dialettale ha detto: "E Crocetta muriu". La telefonata sarebbe partita da un telefono all'interno della cittadella universitaria a Palermo. È stato rafforzato il sistema di sicurezza attorno al presidente, che vive sotto scorta da quando il clan mafioso degli Emanuello lo condannò a morte per le sue battaglie da sindaco di Gela. "Sono i miei auguri di Natale", così ha commentato il governatore mostrando grande serenità. "Sono molto tranquillo", ha detto, "proseguo il mio lavoro per liberare la Sicilia dalla corruzione e dalla criminalità". Cambiamo argomento. Niente soldi per gli ex PIP di Emergenza Palermo. La regione siciliana infatti non può pagare i sussidi perché le risorse facevano parte dei fondi PAC che il governo Renzi ha deciso di togliere alla Sicilia. Vediamo. Sarà un Natale al verde per i 3.200 lavoratori ex PIP di Emergenza Palermo. La regione non può pagare i sussidi perché le risorse, pari a 11 milioni di euro, facevano parte dei fondi PAC che il governo Renzi, con la legge di stabilità, ha deciso di togliere alla Sicilia per destinarli al finanziamento di imprese. Una notizia che arriva come una doccia fredda, anche perché solo pochi giorni fa la Corte dei Conti aveva registrato il decreto di finanziamento di 11.505.000 euro necessari per la copertura dell'assegno di sostegno al reddito mensile per i lavoratori fino alla fine di aprile. Una soluzione tampone, ma che comunque aveva rinfrancato gli animi. Adesso invece una nuova brutta notizia. Situazione diversa invece per i 20.000 precari dei comuni siciliani. Per loro è arrivata da Roma una deroga che permette una proroga annuale, anche se l'ARSA deve ancora emanare una legge e non può che farlo insieme all'esercizio provvisorio. Come al solito, la politica fa concludere l'anno ai precari in una condizione di profonda incertezza, commentano i sindacati. Il ritardo con cui il governo regionale sta lavorando all'esercizio provvisorio fa sì che la proroga dei precari, se va tutto bene, si discuterà il 30 dicembre, a 24 ore dalla scadenza dei loro contratti. Il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, ha inviato una lettera all'avvocato di Davide Stival, il padre del bimbo ucciso a Santa Croce Camerina, per dichiarare la propria disponibilità a dargli un lavoro nell'ambito delle possibilità previste dalla legge. Stival infatti è costretto, per rimanere vicino a Diego, fratellino di Loris di 4 anni, a rinunciare al suo abituale lavoro di autotrasportatore, che comporta lunghi periodi di assenza da casa. Tutta la comunità vittoriana esprime solidarietà alla famiglia Stival, soprattutto in occasione del Natale. Il Comune di Palermo ha presentato un piano anticorruzione che comprende rimedi correttivi che renderanno migliori le regole sul lavoro a vantaggio dell'amministrazione e della comunità in generale. Ascoltiamo il sindaco Leluca Orlando. Ma il Comune di Palermo è un comune all'avanguardia, perché si è dato un piano anticorruzione molto rigoroso,
perché si è dato dei criteri generali, perché ha posto in essere tutta una serie di meccanismi di controllo e di rotazione del personale. Ma le norme anticorruzione non valgono nulla se non c'è un clima favorevole da parte dei funzionari, dei dirigenti, da parte della politica, soprattutto voglio dire, da parte della politica, che fa la differenza tra Palermo e Roma, dove la politica invece stava dentro la corruzione piuttosto che stare contro la corruzione. Quello che è accaduto a Palermo recentemente è la conferma del clima che noi abbiamo creato. Quando è arrivato un anonimo in ottobre 2012, abbiamo subito provveduto a trasmettere questo anonimo alla Procura della Repubblica, come facciamo nei confronti con un anonimo che ci pervenga, e vi compreso anonimi che riguardano me, che io trasmetto doverosamente alla Procura della Repubblica, avviando un percorso di collaborazione con la Procura, che in quel caso si è trasformato nel lasciare i soggetti sospettati di comportamenti illeciti nella stessa struttura fisica, ma togliendogli le funzioni. Questo ha consentito all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria, di avere le prove, quelle prove dei comportamenti che poi hanno portato all'arresto di 4 dipendenti comunali che sono stati a questo punto prontamente sottoposti a procedimento disciplinare con costituzione di parte civile, e nei confronti di uno di questi, il cui contratto scade a 31 dicembre, a differenza di altri 55 contratti che verranno prorogati, ovviamente ho disposto che non si proceda alla proroga. A Catania 30 homeless hanno trovato casa in alcuni appartamenti nella zona di Corso Sicilia, ceduti da privati in comodato d'uso a tempo indeterminato all'associazione Accoglienza e Solidarietà. Dobbiamo dire grazie di cuore, ha detto Enzo Bianco, a chi offre un aiuto concreto per i più bisognosi, a cominciare da quelle associazioni di volontariato che stanno lavorando in maniera straordinaria e sono fondamentali per rendere migliore la nostra città. Banconote false a Palermo. I carabinieri hanno arrestato 3 nigeriani per le strade di Ballarò al termine di un inseguimento iniziato non lontano dal mercato palermitano. Sequestrati circa 6.000 euro visibilmente falsi. I militari dell'arma hanno inoltre ritrovato un'agenda telefonica contenente 700 nomi, tutti stranieri, con accanto una cifra in euro. Si tratterebbe del libro mastro con l'elenco delle persone incaricate di spacciare le banconote in giro per la città. A Sutera la 17ª edizione del Presepe Vivente, anche quest'anno rifiuti free, cioè privo di alcun impatto ambientale, in quanto tutti i rifiuti prodotti dalle installazioni e dai visitatori vengono smaltiti attraverso il sistema 1-1, che da anni contribuisce ad innalzare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni siciliani. Vediamo. Siamo alla 17ª edizione del Presepe Vivente Sutera, che nasce inizialmente come un presepe vivente di tipo parrocchiale, ma che nell'arco degli anni ha preso piede e è diventata un'iniziativa culturale di un certo livello. Da 2 anni ormai nell'ambito del presepe vivente c'è questa iniziativa presepe a rifiuti free, in cui praticamente anche in quella circostanza diamo la dimostrazione ai nostri visitatori di come riusciamo, con il contratto che abbiamo fatto con la 1-1, con questo sistema di raccolta differenziata che noi portiamo anche all'interno del presepe, e quindi siamo a rifiuti free. L'anno scorso è stata una iniziativa interessante. Alla fine del presepe di solito si lasciavano delle macerie, e invece è rimasto il quartiere dove appunto è ubicata la manifestazione, che è un quartiere bellissimo di tipo arabo, che da qualche tempo è anche inserito tra i borghi più belli d'Italia, quindi abbiamo anche questo fregio, riusciamo anche a tenerlo pulito con questa iniziativa. Si apre il 26 dicembre alle 17.30 nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini la 6ª edizione di Natale a Palermo, un itinerario culturale tra arte, architettura e musica. La rassegna di concerti natalizi in chiese e luoghi storici di Palermo, a volte anche poco conosciuti, organizzata dai Club Service Cittadini, Rotary, Lions, Innerwell, Sor Optimist e dall'associazione Volo. Natale a Palermo si apre con un concerto di arie sacre e natalizie dell'orchestra dell'Accademia
dell'Accademia Musicale Siciliana, diretta da Gaetano Colaianni. Il programma prevede musiche di Mascagni, Verdi e Rossini. Ascoltiamo adesso gli auguri di Padre Lamendo, l'arciprete di Bagheria, che lancia anche un appello per la gente che soffre. Carissimi, sento il dovere di esprimere vivi voti augurali per le prossime feste natalizie e il nuovo anno 2015. Tuttavia mi chiedo con profonda consapevolezza del particolare momento che stiamo per vivere, ci si può davvero augurare buon Natale e buon anno? Purtroppo la festa più popolare e partecipata dell'anno, con il suo clima luminoso e calorosamente familiare, entra apertamente in contraddizione con le situazioni quotidiane di disagio e di tristezza che attraversano tante famiglie ed in particolare con la realtà economica e sociale del nostro territorio. Natale sì, ma Natale per chi, ci chiediamo? Per quale categoria di persone? Essere buonisti a Natale non serve a risolvere i problemi. Occorre impegno, coraggio per dare una concreta speranza di lavoro ai tanti disoccupati, istituendo adeguati posti di lavoro produttivo che valgano ad assorbire la disoccupazione che ha raggiunto punte veramente disastrose, specie giovanile, e che è ognuno dei più angosciosi problemi del nostro territorio e non solo, per concretizzare un piano di risanamento edilizio urbano delle infrastrutture, dei servizi pubblici. Occorre concreto impegno e buona volontà. Quanto le parrocchie, la Caritas cittadina e i singoli volontari fanno in questo settore non può assolutamente coprire l'arco delle reali necessità. Rinascere, riprendere il cammino è l'augurio, è la speranza, ma occorre la volontà e la collaborazione di tutti. Non si può più delegare nessuno. Bagheria deve ritornare ad essere la Bagheria dell'arte, della cultura, delle oneste persone, della legalità e della giusta libertà. Carissimi, allora, il Natale del Signore sia per noi tutti motivo di non perdere la speranza. E l'anno che sta per iniziare, con la buona volontà di tutti, possa segnare un autentico momento di crescita civile, morale e sociale. Auguri di cuore a tutti. Alla Biblioteca Comunale di Villabate le associazioni Donando con Amore la Ruota hanno donato giocattoli ai bambini. I giocattoli sono stati regalati alle associazioni dal Centro Oncologico Pediatrico dell'Ospedale Civico di Palermo. Vediamo. Siamo qua per festeggiare il Natale. Abbiamo organizzato le due associazioni La Ruota e Donando con Amore a Villabate questa manifestazione appunto per intanto dare una serie di regali ai bambini. Che sono stati donati a sua volta dal centro oncologico. Ci sono momenti in cui deve fare il passo indietro e qua spuntano fuori gli uomini e i sentimenti. Il Natale i bambini hanno la precedenza su tutto e anche se non c'è un'amministrazione che funziona noi facciamo da supplenti alle mancanze, per cui organizziamo eventi continuamente, sempre e solo a spese nostre, per amore e per la gioia dei bambini. Vorremmo che ci fossero veramente più bimbi, perché non sono solo questi. Non sono solo questi, magari speriamo l'anno prossimo che siano veramente tutti. E non sono solo di Villabate, bimbi, se è il caso di Ciminna o Misilmeri o Palermo, anche di paesi sono scesi. Intanto il primo stock grande di giocattoli è stato donato dall'associazione che gestisce la signora Vulpetti, la SLT, dell'oncologico di Palermo. Poi il resto sono stati donati generosamente a tutte le mamme del gruppo. Un'idea dettata da una nonna e da una mamma. Una mamma di quattro figli, ma una nonna di tanti nipoti, non solo i suoi, ma anche tutti quelli del gruppo. Quindi dettato dall'amore verso tutti i bambini. Niente di più, niente di meno. Tra l'altro, basta vedere i bambini felici e si possono vedere, siamo a posto. Un sorriso. Ci hanno solo ripagato con i loro sorrisi. Che per noi già è tanto. In libreria Racconti di Cinema, un volume scritto dal critico cinematografico Emiliano Morreale. Ascoltiamo l'autore. Sono letteralmente dei racconti, quindi non pezzi di romanzi o saggi o articoli, sono proprio racconti di scrittori, quindi di scrittori famosi o poco famosi, da Guido Gozzano a Mario Soldati a Scott Fitzgerald, che parlano di cinema in tanti modi, quindi parlano
c'è un capitolo che parla dei divi, tutti i racconti sui divi, che sono un famoso racconto di Truman Capote o un altro di Dino Buzzati su Marilyn Monroe, un racconto appunto di Maria Soldati su Alberto Sordi, eccetera eccetera. Poi c'è una parte che parla degli spettatori, cioè cosa succede nella sala, racconti ambientati nella sala cinematografica. Ecco, da qualcuno di questi racconti è stato mai usato come canovaccio per una sceneggiatura, per produrre un film? Di questi racconti, che io sappia, nessuno. Molti di questi scrittori ovviamente hanno lavorato anche come sceneggiatori. Scott Fitzgerald è finito a Hollywood con esiti infelici, ma anche ci sono dei racconti di Richard Matheson, che è quello che ha scritto, per dire, la sceneggiatura di Duel di Steven Spielberg. Poi Mario Soldati ha fatto tanto cinema, ovviamente. Però questi racconti qui, di questi nessuno che io sappia è stato mai adattato come film. In realtà c'era un racconto sul cinema che era una vecchia cosa di Majakowski, che poi non abbiamo messo, che parlava del cinema ed era a sua volta il soggetto di un film. Quindi era curioso, perché era un racconto sul cinema che poi doveva a sua volta diventare un film, che è praticamente la trama della Rosa Purpurea del Cairo di Woody Allen. Poi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni e naturalmente buone feste a tutti.